Sì, allora Giancarlo e Matteo vogliono dire due minuti, vogliono intervenire due minuti prima di Luigi Di Maio. Solo un minuto, anche 30 secondi. No, io conosco, No, allora, scusate, tanto un abbassamento di voce, ma ce la facciamo. Un minutino davvero, perché eravamo venuti la volta scorsa, abbiamo già parlato, ma io vi avevo raccontato quella storia degli onorevoli dell'Assemblea regionale che prendono la pensione dopo 4 anni, 6 mesi e un giorno. Sono cittadini di questo Stato, non normali come voi, onorevoli, che dopo 4 anni, 6 mesi e un giorno vanno in pensione e a 65 anni si possono prendere 1.032 euro lordi. Fa arrabbiare sta cosa, è vero? Perché le persone normali devono lavorare 40, 42 anni, fino a 67 anni devono lavorare per avere uno straccio di pensione, e invece questa gente va in pensione col minimo, davvero. E allora, perché abbiamo stampato questo? Ora vi dico cos'è. Perché l'altro giorno un ragazzo di qui di Castel Termini mi ha mandato un messaggio e mi fa: sì, t'ho sentito che parlavi belle parole, ma tanto io non vado a votare perché voi siete tutti uguali. E io gli ho detto, e spero che oggi sia qui, si chiama Luca, io non lo so se è qui, ma spero che sia qui, perché questa è la prova che non siamo tutti uguali. Ma non per le parole, non perché si dice a parole che siamo uguali, si dimostra con i fatti la differenza dagli altri, con i fatti. Andare in pensione dopo 5 anni, dopo soli 5 anni di lavoro, avere un diritto a 65 anni è una vergogna, è un insulto alla gente che la mattina si alza e si spacca la schiena per portare onestamente a casa uno stipendio alla pagnotta e vivere in maniera degna. E allora, siccome noi non vogliamo essere uguali a loro e siamo diversi da loro, noi ho questo privilegio, i deputati all'Assemblea regionale del Movimento 5 Stelle, io, Matteo e tutti gli altri ragazzi, abbiamo rinunciato mandando una lettera direttamente all'ufficio di presidenza. Alza che la voglio leggere, questa parte in giallo. Dichiariamo con la presente di rinunciare irrevocabilmente alla pensione prevista dal regolamento dell'Assemblea regionale. Questi sono i fatti, non ce ne sono altri. Per me non ce ne sono altri, poi chi fa polemica dice sì, ma non mi interessa. Questa è la realtà delle cose, per cui a me mi sta bene così, io vi voglio bene, a Castel Termini, voglio bene a sto ragazzo che secondo me diventerà il vostro sindaco, perché io glielo leggo già, non nei suoi occhi, nei vostri occhi lo leggo, per voi ci state credendo per davvero e sarà una bella avventura. Forza e buona giornata a tutti. Luigi, buongiorno a tutti, grazie di essere qui, buongiorno. La situazione del paese la conoscete bene, abbiamo i nipoti e i figli che vivono ancora grazie al sostegno dei nonni e della loro pensione, solo che queste pensioni stanno finendo e i risparmi stanno finendo. E oggi abbiamo un paese, non solo il vostro comune, ma l'intera Italia, che è in una condizione in cui deve decidere se cominciare ad innovare quello che ha oppure continuare a sperare che tornino i bei tempi che, mi dispiace, sono stati belli proprio perché fanno parte di una fase di questo paese, ma adesso abbiamo bisogno di cominciare a pensare diversamente. Voi avete anche tantissime risorse che fanno parte della storia del vostro comune, la storia legata all'estrazione dello zolfo, la storia legata alla Montedison, oggi quella in altri paesi europei, archeologia industriale, che significa che è diventato un fenomeno attrattivo per i turisti, è diventato un fenomeno attrattivo per tutti quelli che vogliono venire a vedere come i vostri nonni, i vostri padri lavoravano in questa terra e come l'hanno fatta grande questa terra. Soltanto che non possiamo pensare di affidarci ancora ad una classe politica che non sa neanche cosa sia una webcam, che quando gli parli,
non è che bisogna sapere per forza che cosa sia una webcam, io non voglio offendere nessuno, però siamo in un momento in cui o cominciamo a guardare al futuro, al progresso, oppure moriamo, ma come economia, non come persone. Perché magari come persone continuiamo a sopravvivere, un modo noi italiani, soprattutto io sono del sud, sono campano, lo troviamo sempre per arrangiarsi. Il problema è che gli altri paesi ci passano sulla testa e sono più veloci e stanno investendo in innovazioni, e abbiamo bisogno di una classe politica che abbia la sensibilità per cominciare a spostare i soldi delle vostre tasse, dalle poste di bilancio inutili, dagli sprechi, dai privilegi e dai favori, alle poste di bilancio che permetteranno ai nostri figli e ai nostri nipoti di avere nuovi posti di lavoro grazie all'innovazione tecnologica, al turismo, ai beni culturali, all'agricoltura. Tutto è innovazione oggi. Anche la vostra storia, anche una festa come questa può raggiungere italiani e siciliani in tutto il mondo. Bisogna solo investire negli strumenti giusti per farla conoscere a tutto il mondo. Ora, noi abbiamo una grandissima opportunità. Non sono solo le elezioni comunali dell'11 giugno, dove io spero che vogliate cogliere questa occasione di eleggere un sindaco nuovo, una persona che non ha mai avuto a che fare col passato di questa città, di chi l'ha amministrata, insieme alla sua lista, ai suoi assessori. Se ho capito bene, avete già la giunta pronta, avete designato una parte della giunta, un'altra parte la designeremo nelle prossime settimane. Avete le persone che vi governeranno nei prossimi 5 anni, dovete scegliere, ma non è solo questo, perché per riuscire a cambiare il modello economico di un comune come questo abbiamo bisogno della regione, abbiamo bisogno del governo nazionale, abbiamo bisogno dell'Unione Europea. E guardate che nei prossimi 10 mesi l'Italia, e voi siciliani soprattutto, vi giocate una partita che probabilmente non tornerà mai più. Avete l'11 giugno le elezioni comunali, avete il 5 novembre le elezioni siciliane, io credo e vi sarò grato per tutta la vita, voi siciliani ci regalerete la prima regione 5 Stelle d'Italia, il 5 novembre. E poi dopo 3 mesi ci saranno le elezioni politiche, speriamo il prima possibile, ma male che dovesse andare, questi signori devono andare a votare per Costituzione tra febbraio e marzo 2018, e anche lì in questi anni ci hanno sempre detto: voi state per morire, siete un fuoco di paglia, dovete fare le alleanze, se no non ci riuscirete mai, non arriverete mai da nessuna parte, dovete prendere i soldi, non dovete rinunciare ai soldi, non dovete rinunciare all'auto blu, se no non potete fare politica. Noi oggi siamo la prima forza politica italiana, la prima forza politica italiana, e possiamo ambire a governare anche l'Italia, perché tutto è possibile. In questi anni noi ci siamo scontrati alle elezioni comunali con coalizioni da 7-8 liste, noi presentavamo la nostra lista, presentavamo il nostro candidato che spesso nessuno conosceva, e con questo metodo, nonostante tutti ci dicessero dovete diventare come gli altri, se no non riuscirete a fare politica, oggi governiamo quella che fu la capitale d'Italia Torino e quella che è la capitale d'Italia Roma e altri 35 comuni italiani, tra cui Ragusa, che è un fiore all'occhiello per noi governarla. È un onore governare una città così bella come Ragusa e speriamo di governarne tante altre in Sicilia. Siete la prima regione italiana per numero di sindaci 5 Stelle in Italia, e eleggere un sindaco 5 Stelle significa fare una cosa: avere la certezza, io questo ve lo posso assicurare perché ho seguito i nostri sindaci in questi anni, avere la certezza che chi entra in un comune come questo, la prima cosa che fa è aprire i bilanci, capire i soldi delle vostre tasse come stiano entrando nel bilancio del comune e come stiano uscendo dal bilancio del comune, dove stiano andando, leggendo tutte le poste di bilancio e cominciando ad eliminare, come farebbe un buon padre di famiglia, tutto quello che non serve per destinare i soldi degli sprechi, dei privilegi e dei costi inutili alle cose che servono. Io l'ho visto fare ai nostri sindaci in questi anni. Ho visto eliminare spese inutili, anche a volte banalmente quanto costa la bolletta telefonica di un municipio come questo, e sono cose che possiamo scoprire solo andando al governo del comune, perché
anche quando stai all'opposizione non ti fanno leggere nulla, figurati quando sei fuori dal comune e chiedi di accedere agli atti. C'è sempre un interesse legittimo che devi vantare per accedere agli atti di un comune e capire che fine stiano facendo i soldi delle vostre tasse, i soldi delle nostre tasse. Bene, io l'ho visto fare a Livorno, a Pomezia, a Castelfidardo. Castelfidardo è un comune non molto più grande del vostro. Ho visto il nostro sindaco in un anno e mezzo o due tagliare quello che non serviva, tagliare gli sprechi del proprio comune e realizzare un reddito di cittadinanza comunale per chi perdeva il posto di lavoro e reinserirlo lavorativamente. Ho visto la metà dei nostri 37 sindaci cacciare a calci Equitalia dal loro comune. La riscossione fiscale non si può fare più con Equitalia, le tasse si devono pagare, ma se io devo pagare 100 euro e non ci riesco, non ha alcun senso che tu mi mandi una cartella esattoriale da 6.000 euro dopo un anno. Non ti potevo 100 euro, non ti posso 6.000 euro. La riscossione delle tasse deve essere coscienziosa. Questo significa che in Italia dobbiamo ricominciare a dividere i furbi dai bisognosi. Chi è furbo lo perseguiamo, chi è bisognoso lo aiutiamo a pagare, a metterlo in condizione di pagare, non di chiudere l'esercizio commerciale o di fallire o di suicidarsi. E io non sono venuto a raccontarvi, come vedete, di cose che faremo. Io vi sto raccontando di cose che hanno già fatto i nostri sindaci. Come sui rifiuti, io non so quale sia la situazione nel vostro comune, mi perdonerete se non ho approfondito, no, ma voglio evitare qualsiasi ironia. Vi dico solo una cosa, siamo nel 2017, tutti ci dicono che gli altri paesi europei sono più bravi di noi a fare la raccolta differenziata e noi ci colpevolizziamo perché non la sappiamo fare, perché non la vogliamo fare, ma non sono più bravi di noi, sono solo più furbi di noi. Negli altri paesi europei la nettezza urbana, la tassa dell'immondizia, si paga per quanti rifiuti produci, non al metro quadrato della tua casa. Ed è così che siamo tutti incentivati a fare la raccolta differenziata. Ora, io so che voi avete uno stato di dissesto, se non sbaglio, del comune. Bene, anche su questo, non sono venuto a dirvi ce la dobbiamo prendere con chi ci ha governato prima. Quello è il passato, abbiamo sbagliato, tutti li abbiamo votati almeno una volta nella vita, questi signori, a tutti i livelli. Bene, adesso voi avete una forza politica qui che dice: ci vogliamo prendere la responsabilità di risanare le casse di questo comune. E non siamo venuti a dirlo sparando soltanto slogan. La metà dei nostri sindaci governa almeno da 3 anni e mezzo il proprio comune, anche in stato di dissesto finanziario, ereditato o dichiarato appena eletto, ha ridotto in media il bilancio, il debito del bilancio del proprio comune già del 50%, e lo ha fatto semplicemente eliminando le spese inutili, accorpando gli enti inutili e cominciando a riorganizzare la macchina del comune in modo tale che si possa far entrare al massimo tutte le tasse che si devono nel comune, cose che in questi anni non si sono fatti, perché guardate, voi avrete dei programmi, io prima sentivo parlare il nostro candidato sindaco del fatto che ormai abbiano imparato a copiarci i programmi. Possono anche non averceli copiati, perché ormai ci sono così tanti programmi online che qualcuno li scarica e li ricopia e li riproduce e ve li presenta. Il punto non è il programma elettorale. Mi dispiace, io non voglio sminuire il valore del programma elettorale, ma i programmi elettorali sono tutti belli. Nessuno vi verrà mai a dire che vuole utilizzare i vostri soldi per finanziare qualche amico con un appalto in somma urgenza o in affidamento diretto. Nessuno vi verrà mai a dire che vuole utilizzare il municipio come un bancomat per la propria carriera politica. Nessuno vi verrà mai a dire che vuole portare avanti delle politiche di interessi personali. Nei programmi ci sono scritte tutte cose belle. Non vi invito a diffidare dei programmi, vi invito più che altro a farvi una domanda prima di leggere il programma. E ovvero, questo candidato che si presenta alle elezioni di un comune con un programma avrà la libertà per realizzare quel programma elettorale? O meglio, chi gli ha portato i voti? Chi gli sta pagando le cene, i manifesti, i volantini? Perché se sono sempre gli stessi a pagare in questo comune, le campagne elettorali, oppure se sono sempre gli stessi a portare i pacchetti di voti, saranno quelli a governare il vostro comune, non il candidato sindaco che avrà vinto. Perciò,
Io faccio parte di un comune, cioè sono cittadino di un comune della provincia di Napoli un po' più grande del vostro, ma li conosciamo tutti nei nostri comuni, conosciamo tutte le dinamiche dei candidati, di chi si presenta, delle liste, della loro storia personale. Allora, se doveste ravvisare nei vari candidati che ci sono l'impossibilità di realizzare il programma perché deve rispondere sempre alle solite logiche, allora non vale la pena neanche leggersi il programma e quindi non vale la pena neanche votarli. Io, se posso darvi un consiglio non richiesto, per sopravvivere a queste comunali, dividete i candidati tra chi già ha governato questo comune e quelli che ancora devono governare questo comune. Quelli che già lo hanno governato direttamente o con la propria forza politica o la propria lista civica, quando verranno da voi a presentarvi il programma e diranno io voglio fare delle cose per questo comune, chiedetegli una cosa, ma perché non l'ha già fatto in questi anni quando l'ha fatto governare? Altrimenti ci facciamo prendere in giro, signori. Io mi sono fatto prendere in giro prima io per anni, poi ho deciso di smetterla e di partecipare a questo progetto politico, un progetto politico che avrà tutti i difetti del mondo, avrà tutti i problemi del mondo. Ma qui quando si sbaglia in buona fede, perché in questi anni noi non abbiamo mai accettato soldi da lobby economiche piccole o grandi di questo paese, non abbiamo mai accettato i soldi dei rimborsi pubblici. L'unico modo per far sopravvivere questo movimento è l'esistenza di piazze come queste, di persone che ci credono e che finanziano le nostre iniziative, oppure ci mettono le braccia da attivisti e partecipano all'organizzazione dei nostri eventi. Tutto quello che abbiamo fatto in questi anni è stato esclusivamente finanziato con donazioni di 20, 30 euro, 2 euro, 5 euro da parte di milioni di cittadini italiani che hanno fatto funzionare tutte le nostre attività. Finché ci sarete voi esisterà il movimento. Quando i cittadini smetteranno di credere in questa forza politica non esisteremo più o saremo diventati come tutti gli altri. Allora in quel caso ve lo dico io, non votateci più, perché non è questo il nostro obiettivo. Ora, quando io vi dico taglieremo le spese inutili, riorganizzeremo la macchina comunale, valorizzeremo le risorse del municipio, qui nessuno vuole licenziare dipendenti, perché io già lo so come funziona qui, adesso inizierà la campagna di terrore l'ultima settimana, diranno che volete licenziare tutti, che volete chiudere tutto, che questo comune lo volete radere al suolo e per questa ragione non bisogna votarvi. Io lo dico anche ai dipendenti di questo comune, a coloro che in questi anni hanno lavorato in questo comune. Il nostro obiettivo è valorizzare le risorse che molto spesso sono state mortificate da una politica che voleva solo gente che dicesse signor sì al proprio fianco. Noi vogliamo valorizzare invece chi ha avuto anche il coraggio di dire qualche no in questi anni. Ma soprattutto quando vi diciamo vogliamo tagliare le spese inutili, ve lo diciamo come forza politica che in questi anni non ha aspettato una legge per tagliare gli stipendi ai nostri parlamentari regionali, non abbiamo aspettato una legge per rinunciare alle auto blu e ai voli di Stato, non abbiamo aspettato una legge per rinunciare ai vitalizi, come vi ha detto Giancarlo, noi non abbiamo utilizzato scuse in questi anni per dirvi ci vorrebbe una legge per ridurre i costi della politica, ci vorrebbe una legge per eliminare gli sprechi, ci vorrebbe una legge per eliminare i vitalizi, ma siccome non c'è una legge ci prendiamo tutto. Non siamo quelli lì, perché se noi stiamo qui è proprio perché non ne potevamo più di quelli lì, di quelli che abbiamo sentito per anni in TV dirci che si sprecava troppo, che questo paese aveva vissuto al di sopra delle proprie possibilità, ma l'unica cosa che hanno votato in questi anni è stata la legge Fornero per impedire agli italiani di andare in pensione, escludendo 1 milione di giovani dal mondo del lavoro. Quando dovevano decidere tra i loro privilegi e i vostri soldi, hanno sempre scelto i vostri soldi e così hanno finanziato le loro carriere politiche, perché con le vostre tasse e i buchi di bilancio di questi comuni avete finanziato la carriera politica di migliaia di loschi individui che in questi anni hanno invaso le istituzioni utilizzando le vostre tasse come bancomat. Ma noi abbiamo la credibilità per venirvi a dire che i vostri soldi sono in buone mani e i soldi delle vostre tasse sono in buone mani e dove possibile abbasseremo le tariffe a livello comunale, a livello regionale, a livello nazionale. Dove possibile lo faremo. Prima dobbiamo risanare i bilanci, ma abbiamo la credibilità perché, e concludo con questo,
In 4 anni e mezzo, 130 parlamentari della Repubblica, del Movimento 5 Stelle, dimezzandosi lo stipendio, hanno messo insieme 21 milioni di euro di stipendi tagliati. Questi 21 milioni di euro li abbiamo messi su un fondo del Ministero dello Sviluppo Economico che ha permesso a 5.300 italiani che avevano perso il posto di lavoro o che non trovavano lavoro di aprire un esercizio commerciale, un'azienda, uno studio associato, dando lavoro a 10.000 italiani. Questo è un esempio. Sapete i nostri consiglieri regionali che cosa, i deputati regionali che cosa hanno fatto? Non è che vi stiamo venendo a dire con 5.300 imprese e 21 milioni di euro di stipendi tagliati abbiamo risolto i problemi del paese, non vi sto venendo a dire questo, come non abbiamo risolto i problemi del paese tagliandoci i vitalizi, ma uno, siamo gli unici che lo hanno fatto, due, vi stiamo chiedendo adesso di fare un passaggio oltre, eleggeteci al governo di questa regione. Eleggeteci al governo di questo paese e con una legge applicheremo le regole che si applicano al Movimento 5 Stelle a 900 consiglieri regionali, 1000 parlamentari, 8000 sindaci, i grandi dirigenti delle partecipate di Stato private, pubbliche e i dirigenti della pubblica amministrazione. Recuperiamo miliardi di euro, non 20 milioni di euro, recuperiamo miliardi di euro. Fateci fare a loro quello che già applichiamo a noi. E abbiamo la possibilità di recuperare risorse. Cosa ne facciamo di queste risorse? Noi abbiamo un'idea che vogliamo copiare dai più grandi paesi europei come la Spagna, la Francia e la Germania. Vogliamo prendere i soldi degli sprechi di questo paese, del nostro disgraziato paese, e metterli in una banca pubblica che consenta ai cittadini di avere prestiti quando le banche private non concedono più mutui alle famiglie e prestiti alle imprese e ai commercianti. Queste banche esistono. Esistono in tanti altri paesi dell'Europa, io le ho viste, le ho visitate, quella francese, quella tedesca, quella spagnola. Pensate a quella francese, quando tu ti rechi allo sportello alla banca pubblica come commerciante, come imprenditore e hai un problema di credito, la banca dello Stato è disponibile ad entrare nella tua impresa, a farti crescere il business plan e poi quando le cose vanno bene se ne va. Esattamente il contrario dell'Italia. Lo Stato è socio al 70% quando le cose ti vanno bene e poi quando le cose ti vanno male ti abbandona e ti manda Equitalia all'Agenzia delle Entrate. Dobbiamo creare uno Stato amico e lo possiamo creare tutti insieme perché i grandi problemi di questo paese sono le nostre più grandi opportunità. Avete il dissesto finanziario? Avete l'opportunità di recuperare le risorse dalle spese inutili per rimettere al posto il vostro comune. Abbiamo 60 miliardi di euro che ci costa la corruzione in Italia? Abbiamo la grande occasione di cominciare a combattere la corruzione e recuperare 60 miliardi di euro da reinvestire in sanità, lavoro, servizi, trasporti, igiene urbana. Abbiamo solo bisogno di una cosa: di politici che vogliano fare le leggi anticorruzione e non di politici che abbiano paura di andare in galera perché temono i magistrati e i carabinieri per quello che hanno fatto nel loro passato. Perciò a voi la scelta, abbiamo 3 date importanti, l'11 giugno, il 5 novembre e speriamo il prima possibile le elezioni politiche. Voi siciliani potreste avere con queste 3 occasioni un governo allineato che lavori per questo comune, per questa regione e per l'intero paese. Noi ci proveremo e quando sbaglieremo vi chiederemo scusa. Grazie. Grazie. Grazie a Luigi per il suo splendido intervento. C'era Ignazio che voleva fare un saluto prima di andare. Una parola a lui. Buongiorno, facciamo un saluto al volo perché siamo già in ritardo, abbiamo tanti chilometri da fare, finiremo alle 11 di sera. Io vi dico soltanto 2 cose: avete sentito cosa ha detto Luigi, avete sentito Filippo, avete sentito e sentirete delle cose. Sicuramente verranno durante la campagna elettorale gli altri a parlarvi di programmi, a parlarvi di soluzioni, magari dimenticandosi di tutto quello che hanno fatto fino a ieri. La cosa rivoluzionaria che ognuno di voi può fare è cominciare a giudicare i fatti e basta andarsi a soffermare sulle opinioni e sulle parole. Andate a controllare se quello che abbiamo detto,
se quello che Giancarlo, se quello che Matteo hanno detto di aver fatto al Parlamento regionale è stato fatto davvero. Andate a verificare se nei nostri comuni le cose che diciamo vengono fatte. Verificate cosa votiamo al Parlamento nazionale, cosa abbiamo proposto. Verificate cosa votiamo e cosa proponiamo al Parlamento europeo. E una volta verificati i fatti, fatevi portatori sani di democrazia nei vostri ambienti di lavoro, con i vostri amici, nel vostro pranzo della domenica, mentre parlate con i vostri vicini di casa. Se riusciamo a fare questo, se riusciamo a parlare di come stanno realmente le cose, possiamo cambiare Casteltermini, possiamo cambiare la Sicilia e possiamo cambiare l'Italia. Questo dipende solo ed esclusivamente da voi. Fatelo.